Allora, come sto? Ah, che bella testa di ca. Benvenuti in Kiwi! E buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati! Oh, oggi sto con sto bel cappellino de Natale, con ste palle così che girano. Oh, perché? Perché oggi andremo a vedere i gadget di Natale, quelli più strani e più particolari, che ho trovato in giro. Ragazzi, quindi prima di iniziare, però ricordatevi, ragazzi, dato che è Natale, fatemi sto regalo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, tutte queste qua che dovete fare sempre. Mi raccomando, ragazzi, è che è Natale, siamo tutti più buoni. Ragazzi, andiamo subito a vedere i primi gadget di Natale che ho trovato in giro. Hai casa già tutta bella addobbata di Natale perché arriveranno i parenti, i familiari a casa, stare tutti insieme, tutti belli, appassionati, felici e contenti. Però c'è una parte che devi dici come la posso addobbare sta parte. Il bagno, come lo addobbo? Lo addobbi in sta maniera. Oh, bella! Se piace, così per una cagata in compagnia, diciamo, chi non caga in compagnia è un ladro o una spia. Era così? Boh, non mi dico. Vabbè, è bellissima, bellissima con i babbi natali proprio che ti fissano mentre fai la Vabbè, andiamo avanti. Oh, questa raga, chi non l'ha mai fatta? Chi non l'ha mai fatta? Quando messa a mette le luci di Natale sopra al balcone, così, e aspettando che ti metti le cose di Natale, ti leghi così a collana, capito? Invece questo è proprio lo step successivo, proprio che te ne vai in giro con questa bella collana luminescente, diciamo. E speriamo solo che non pia fuoco, perché ragazzi, cioè, magari davvero, forse va a pile, probabilmente andrà a pile. Però proprio vai in giro proprio con questa collana bella luminescente. No, no, no. Poi raga, altro che vestirsi da Babbo Natale, ma che stia, ma ormai vestirsi da Babbo Natale è una cosa antica. Perché non vestirsi da albero di Natale? Esattamente così. Va, vacci tutta in giro, vacci in giro tutta la giornata così a giocare con i ragazzini che te tirano, strappano, gridano. Bellissimo, un divertimento fantastico. E poi odi tutti e vuoi farlo sapere, però senza così dirglielo proprio nei denti, però io fai vedere, poi così per famosa capì. Beh, bello, sta cosa, sto addobbo de così che metti, o lo metti già fuori alla porta. Così dice: ah, bello, un addobbo natalizio col dito medio davanti, proprio spiccicato, proprio a dire odio tutti e benvenuti stronzi a casa mia, benvenuti. E perfetto, beh, ci piace, sto addobbo può essere interessante da prendere. Poi ragazzi, vi ricordate qualche annetto fa che andava di moda la barba, quella glitterata, quella così proprio da avvelenamento, che te mangiavi una cosa e te mangiavi pure i glitter, te mangiavi. Oh, questa invece è la nuova moda, diciamo. Metti la barba tipo albero di Natale, diciamo. Ci metti le palline, cose, le lucette sulla barba. Oh, vabbè, vi piace, ragazzi? Scrivetelo nei commenti se sta cosa la farete anche voi. Io spero di no, infatti io ma faccio sempre proprio per evitare cose del genere. Poi ragazzi, non sai come nascondere quelle boccettine di alcolici che ami tanto scolarti? E co come fai? Come le nascondi? Perché magari vengono i parenti a casa e te vedono ste bottigliette e dicono: ma che sto ubriacone, oh! Come fai? Semplice, ci metti ste boccette che sono vuote, proprio se vendono, e riempi con quei drink che più ti piacciono e appendi all'albero, così dici: ah, vedi il mio albero di Natale, che bello! E tutti: oh, non è che vanno a vedere tanto che c'è sta un liquido, forse, vabbè, però dici: ma l'albero di Natale, che bello! Poi te piazzi così seduto, te siedi vicino all'albero di Natale, ma perché stai seduto là? Così mi piace stare qua.
allunghi a mano e t'ascoli e te passa a serata, te passa a giornata così bella e in compagnia bella proprio così bello che puzzerà di alcol, ma so dettagli sono. Poi alla fine della serata, alla fine della giornata, tutti i parenti dicono: ma sono un po', il colore delle bottigliette è un po' diverso. Tu non fa niente, capito? Te proprio sei ciuccato a bestia, ma per te tutto gira tutto intorno alla stanza, diciamo. Poi ragazzi, cosa ci può essere di più sbagliato in un addobbo di Natale? In un gadget di Natale, immaginate un gadget di Natale, quello più sbagliato che possa esserci? No. Ecco, questo è il più sbagliato gadget di Natale che possa esserci. E un ciocco di legno, che c'è sopra una palla così, e un Babbo Natale completamente nudo col cappello sopra il coso e le mutande. È tutto sbagliato, tutto. Ma chi lo compra? Bumbo. Oh, poi che bello, addobbiamo casa con gli orsetti di Natale, che belli. Sì, però la sera, la notte, chiudeteli a chiave in una stanza da soli, perché non si sa mai, con quell'occhi spiritati, io me li chiuderei in una stanza, non si sa mai, ma una stanza proprio blindata proprio. Perché? Perché quegli occhi spiritati? Cioè, tutto molto inquietante. Tutto molto inquietante, con degli angioletti che cantano e hanno una candela in mano. Però no. Però no, perché poi accendi la candela e la cera inevitabilmente cola, creando tutto ancora più strano. No, sono quegli addobbi da vecchia signora, capito? Che dice: oh, che carini! Però, capito, non ci arriva a quella cosa là, capito? Non ci arriva. Poi vai a casa di sta signora, di sta vecchia zia, che sempre le vecchie zie sono quelle che hanno le cose più strane, e te vedi sti cosi così. Dici: cazzi, ma che cazzo hai comprato? E poi finiamo il tutto con Babbo Bastardo, diciamo. Babbo di Natale è proprio il più sbagliato che possa esserci. Cioè, vuoi fare un Babbo di Natale alternativo? Te vuoi vestire da Babbo di Natale alternativo? Cioè, proprio così, il cappello di Natale che quello ci sta sempre, il sigaro, che cazzo so, adesivi, la monnezza, la pinta di birra, proprio il kit completo del babbo sbagliato, proprio ciò che ci può essere di più sbagliato, eccolo qua. E quindi così, per divertirsi tra amici, più che altro tra amici così, e te passi la serata così, vabbè. E quindi vabbè, ma niente può essere di più inquietante, o comunque tanto tanto quanto quelli che abbiamo visto, quanto sto cappello, che io ce vado in giro, me l'hanno regalato, però a me mi piace, perché c'è sta sti così qua, ci stanno pure e lucette che si illuminano, vedi? È proprio una tresciata unica, una tresciata bestia. Però a me sti cazzi, io scevate in giro, mi piace, dai. E quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, ricordatevi di iscrivervi al canale, come sempre commentate l'addobbo che più vi piace e che più vi interessa a comprare. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao cari.